Oggi voglio prendere un Game Boy Advance un po' vecchiotto e trasformarlo in una figata. State con me. Ciao amici, bentornati su AVK Studio. Oggi lavoriamo su questo Game Boy Advance che ho preso al mercatino per pochi dollari. Vedete che non è messo benissimo, gli manca la back cover, i contatti della batteria, insomma, potrebbero essere migliori, lo schermo è un po' rigato. Questo è il Game Boy Indigo come colore. È sporco, fa abbastanza schifo. Cioè, funziona, eh? Non so come facevamo a giocare con sta roba, perché io adesso ho le luci che sparano, però cioè non si vede veramente niente. Non che il Game Boy Advance SP fosse migliore, forse era più figo come form factor, però lo schermo era comunque piuttosto scuro. Decisamente il Nintendo DS aveva una resa grafica quantomeno di schermo, di illuminazione migliore. E ho giocato tanto ai giochi di Game Boy Advance anche su questa console. Questa è la console di Kami, questo colore qui azzurrino è di Kami. Il mio nero purtroppo ha fatto una brutta fine. Adesso andiamo a vedere cosa andrò a installare. Intanto ho un po' di tasti. Me li hanno mandati grigi e verdi. Poi ho una shell, questo grigio fumé. Ho un modulo batteria ricaricabile con l'ingresso USB-C e per finire la cosa più importante è lo schermo in sé. Quindi questo è uno schermo della iSpeedido. Vabbè. E questo è quello che c'è nella confezione. Vi mandano lo schermo. Due ribbon cable, non so ancora se il mio Game Boy Advance è la versione con il ribbon cable stretto da 32 pin o quello largo da 40. Questo è uno schermo che arriva già assemblato. Questi fili servirebbero tecnicamente per saldare un collegamento tra LR e Select, quindi direttamente sui tasti sulla motherboard del Game Boy. E praticamente replicano la funzione di questi touch. Alcuni di questi kit hanno il controller dello schermo che è staccato. Io non andrò a fare questa saldatura perché, come vedete, lo schermo è molto molto vicino ai punti che diventeranno caldi e voglio evitare di rovinarlo. Questa installazione sarà solderless, molto semplice, perfino io riuscirò a farla. Adesso apriamo il nostro Game Boy, lo sbudelliamo e mettiamo tutto insieme. Questo modello, vedete il numero 32 stampigliato qui? Bene, questo modello ha il ribbon cable stretto da 32. Quindi per staccare il ribbon cable, se avete le unghie è più facile, dovete tirare su questi due connettori all the way up. E questo è il momento di sollevare gentilmente la nostra motherboard senza forzare troppo e il ribbon cable dovrebbe staccarsi senza troppa resistenza. Se avete seguito qualche video di riparazione o paciugo su AVK Studio, sapete che quando c'è il momento di pulire qualcosa, arriva in aiuto Elsa, insieme a alcol isopropilico al 99%. E cerchiamo di essere abbastanza generosi, perché questa cosa fa veramente schifo. Ottima idea anche pulire lo slot della cartuccia perché è un accumulo di qualsiasi cosa,
e così eviteremo di soffiare quando non partono i giochi. Vedete che questo ribbon cable da 40 è troppo grosso, quindi prepariamo il ribbon cable giusto. Le clip devono essere completamente chiuse e deve essere esattamente così. Vedete che questa shell già aveva una copertura per lo schermo, ma il nostro è tutto un pezzo unico. Ho proprio scelto un kit che perfino io riesco a installare senza troppi problemi. Per questa installazione bisogna prima togliere questi elementi adesivi e poi andiamo a posizionarlo. Non ho paura di rigare o sporcare questo schermo perché c'è ancora una protezione, uno screen protector. Mentre la colla fa il suo dovere, voglio andare a sistemare questi sensori. Questo sembrerebbe uno di quei lavori che sarebbe meglio che facesse Camilla, perché la precisione non è mai stata una mia caratteristica. E l'altro andiamo a metterlo qua. Lo schermo sembra abbia attecchito bene. È il momento di piazzare la nostra motherboard, che quindi va flippata e poi si piegherà così. Questa è l'idea. Prima di andare a chiudere questa cosa, andiamo a metterci dei bottoni. A me piaceva l'idea di usare quelli verdi, quindi vediamo come stanno. Questa potrebbe essere la parte più complicata di tutta questa mod. Riallineare i componenti senza che saltino fuori. Andiamo a chiuderlo, per l'amor di Dio. Come ultima fase, dopo averlo chiuso, andiamo a assemblare la nostra batteria al litio con la presa USB-C visibile. Ora permettetemi di dimostrare la funzionalità dei due touchpad che abbiamo installato. Premendo brevemente quello inferiore si cambia la luminosità dello schermo da molto molto scuro fino a parecchio chiaro e parecchio nitido. Invece il touchpad superiore, premendolo a lungo, applica diversi filtri. Vedete, se volete giocare in bianco e nero, se volete giocare in verde, se volete giocare così, se volete giocare con uno schermo molto washed sul verde, oppure in modalità completamente daltonico, oppure in modalità tipo Game Boy, quello vecchio. Interessante, se si preme a lungo il pad inferiore, si fa una cosa che alcuni amano e alcuni odiano, ovvero si impone un filtro che simula le scan line. Vedete che lo schermo diventa molto più retro e molto più pixelato. Ci sono diverse modalità di scan line, più chiare, più piccole, più scure, fino a rendersi conto che le scan line fanno cagare e quindi bisogna necessariamente tornare allo schermo come Dio comanda. Spero che vi sia piaciuto questo video, è stata una modifica molto semplice. Come sempre, continuiamo a crescere, ma senza mai diventare grandi. Until the next one.